Plutone è brutto della focaccia. Cappuccino, zuccherato. Avevo già iniziato, quindi riassunto delle puntate precedenti. Qui 3 grammi di zucchero, 150 grammi di acqua tiepida e 10 grammi di lievito massimo. Con 10 grammi la lievitazione viene subito velocissima, se vuoi puoi metterne anche 6. L'altra ciotola, 250 grammi di questa farina qua, 10 grammi d'olio, 5 grammi di sale, mescoli e poi aggiungi quella roba qua. Ed eccoci. Improvvisi il muratore e mescoli tutto bene. Appena puoi vai sul tavolo e da lì impasti per almeno 10 minuti. Serve sia per amalgamare gli ingredienti sia per attivare il lievito. L'impasto un pochino appiccicaticcio è giusto. Se proprio non riesci a manipolarlo, ti lavi le mani con la farina e continui. L'impasto deve appiccicarsi fino alla fine. Nel caso avessi sbagliato, messa troppa farina, aggiungi un goccetto d'acqua, proprio un goccetto, verso la fine. Deve fare così. Per un goccino intendo veramente un goccino. Dopodiché l'impasto si appiccicherà un botto, ci vorrà un attimino, però si ingrupperà bene e sarà di nuovo ben idratato. Teglia 20x30, ricoperta con carta da forno, leggermente oliata, ricopriamo d'olio anche la superficie del panetto, copriamo con uno strofinaccio e facciamo lievitare un'ora o comunque deve raddoppiare. Un'ora dopo ha lievitato veramente un botto, ora la stendiamo facendo così. Se spingendo noti che torna indietro, lasciala riposare per altri 10 minuti e poi ritenta. Spargiamo con un po' di sale grosso, poca roba e facciamo riposare per altri 45 minuti. Prepariamo la salamoia, che no, non è quella cosa che serve per far sciogliere i cartoni animati, ma un mix di acqua e olio. Olio che serve per idratare la superficie, per aiutarla nella cottura e poi per renderla oliosa, sennò che focaccia, eh? 45 minuti dopo è bella gonfia. Dobbiamo fare tutti i buchi. Versiamo la salamoia un po' ovunque. Inforniamo a 230 gradi, forno già caldissimo, per 15 minuti, ma dopo 10 minuti gira la teglia, che così almeno la cottura viene sicuramente uniforme. E pronti! Chiamogli scomposto. Tutorial brutto della focaccia. Perché se non distruggo almeno una ricetta regionale a settimana non sono contenta. Lievito, zucchero e acqua tiepida. Per le dosi vai sul blog. Farina, sale, olio e tutto l'acqua col lievito. Come quando papà faceva lo stucco per i muri. Appena puoi, passa le mani e impasta per 10 minuti. Se l'impasto fosse troppo appiccicoso, fai così e continua. Ungi leggermente la ciotola, metti l'impasto e copri con un panno umido. Fai lievitare per un'ora. Teglia brutta che diventa bella, olio, stendila in questa maniera, non devi tirarla. Copri di nuovo e fai lievitare un'altra ora. Prepara la salamoia. Non hai nemmeno toccato il tuo cibo. Salamoia. Sale grosso, inforna a 230 gradi per 15 minuti. A metà cottura, gira la teglia per fare cuocere in maniera uniforme. Pronti!